Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare un video assaggio, ma siamo qui per mangiare. Scusatemi se ogni tanto sentirete qualche rumore in sottofondo, ma nella casa accanto ci sono i lavori e quindi non possiamo farci nulla. Noi comunque dobbiamo registrare. Allora, questo video è un mix di un prodottino che è uscito dentro The Gustavox. Sì. È un mix di Sweet Bean ed è un mix di Saretta che ci segue e ci ha inviato il pacco. Se non sapete, vi lascio il video giù nell'info box dedicato. Ok. Vai, inizia. Questi? Sì, questi sono mi ispirano tantissimo. Sono il Lind della Lindorro. Caramello salato. Mm. Questi ma poi sono molto il buoni. Il pack. Già il colore. Dobbiamo parlare? Mi sono dimenticata pure di mettermi il burro di cacao. Sì che è salato. Poi ci sto facendo un pezzo di sale. Buonissimo. Wow. Si gusta il caramello. No. Ottimo, buonissimo. Ma alla fine sento quel retrogusto di sale. Buoni. Che a me piace tantissimo questo retrogusto salato. No. Me lo aspettavo sì, perché. Ma io perché figurati. No, cioè, ma avevo già sentito recensioni positive, quindi ci sta. Secondo me è più buono a cioccolatino che a tavoletta. Sì. Perché il cioccolatino è dato proprio. Ma buonissimo. Questo io un bel noio do. Questi ce li conserviamo perché già so a fine video. Ma questo è proprio buono. Okay. Cioè vedi, ti lascio buono. Penso che questi siano i miei preferiti. Vabbè, ma poi era a tutti che abbiamo provato. Io immagino tutte le novità che nel mondo. Aspetta, pure pistacchio era buono però. Pensa da questo livello. Dobbiamo amarci. Facciamo un sacchetto questo, facciamo un mix, proviamo tutti i cioccolatini Lind. Ho fatto anche un pochino la videocamera perché sembrava troppo lontana. Ok, vai. Questo era una novità della The Gustavox di dicembre. Esatto. Della Granarolo Good Mama Cheese Pops. Palline croccanti di mais ricoperto con formaggio italiano cotto al forno. Ah, sono croccanti quindi. Tre volte più formaggio per la tua gioia. Questa è della Granarolo, secondo me. Si apre come una bustina di formaggio. Ed è, non ha la chiusura. Non mi piace l'odore. Non riesco a capire. Sono proprio, sembra proprio ricoperto di formaggio, guarda, però è bello croccante. Mm. Sembra finto, no. A me che piace il formaggio. Non senti questa cosa di. No, non mi piace. Chiuso. Cioè io che non amo il formaggio, questo l'ho sentito proprio. Cioè non è polverina, è come se ci fosse proprio, proprio il formaggio spolverato sopra. Il formaggio spolverato sopra. Che poi alla fine ti rimane, ma è così brutto il formaggio. Ti rimane. No, non è così. Quella sensazione proprio di formaggio morbido. No, non è così il sapore, cioè no. Io ho avuto due. Qui ti dà quella sensazione di formaggio, però quella cosa finale amara, cioè no amara, sa di. Io non lo so perché non ho mai assaggiato proprio il formaggio mangiato così a cucchiai, no. No, è tutta però un'altra cosa, non c'è proprio paragone. È novità, cioè nel senso non è solo quella polverina oppure le puffe normali che stanno di formaggio. Ma pure mangiandola sa di mais. No, io sento solo sto formaggio. No, anche non mi ha fatto impazzire. Mi piace. Però andiamo proprio sul sicuro. Non vedo l'ora di provare gli oro. Era destino che dovevamo provarli. Esatto. Questi a pacchettino. Aspetta, questi sono oro choc pocket. Così. Quindi mini biscotti con ripieno di crema al cacao magro. Ah, quindi dici tu sono pacchettini? Sì, sono i pacchettini. Ah, che carini! Quanto ce ne stanno? Quanti ne sono? Quattro. Quattro. Da 40 grammi a pacchetto.
Mi piace questo fatto che anche hanno pensato anche alla confezione esterna. Sì. Cioè nel senso potevi trovare anche tutti così, invece no. Mamma mia, io... No, me le aspettavo diverse, però guarda come sono. Come sono, sì. Un po'... Cioè, raga, me le aspettavo no così. Cioè, completamente diverse. Pallidi! Cioè, ma la crema... Dai, per favore, cioè no... Io non so se si malta. E gli altri com'erano? Biscottini? Cioè, non mi ricordo com'erano. Vai. C'era anche un altro formato. Non è lo stesso cioccolato, cioè no. Quello là, ma infatti c'è scritto cacao magro, mi sembrano i sottomarca. No. No, ma quello sai che cos'è? Non so però cosa mi ricorda questo cioccolato così. Un altro biscotto, sempre il cioccolato, quello là, grande, là, la confezione rossa, come si chiama? Beh, ma sta a posto. Bravo, il tubo! Il tubo, uguale. Come aspetta. Cioè, io devo usare. Però non è un marchio, cioè, no, se non sbaglio, è una sottomarca. L'unico pieno. Cioè, vedi se no, no, no. Cioè, io pensavo coloro ciò. Con la tavoletta dentro, capito? No, no. Nella mia testa. Completamente diversi. No, con gli stessi soldi compratevi gli oro ciocco normale. Ma poi posso dire una cosa, pure tu, a farli. Mettici un po' di cioccolato in più, falli sistemati. Perché sta scritto ripieno di crema al cacao magro. Ok, però fammi un ripieno sistemato, cioè non mi fanno un ripieno così, credo. Cioè che cos'è questo ripieno? No, cioè, non dà proprio senso, no, io lo devo aprire. Cioè, che resto di bene? Amore? Ya, per favore. Cioè, guarda sulla confezione. No. No, ci sei rimasta male. Perché pensavo fosse il pezzettino. Cioè, oro, oro, ciocco, no. Tipo un po' picappia. Capito come me li aspettavo io? Ma pure io. Ma pure già il colore, cioè già il colore me l'aspettavo più dorati, più spessi, più... Cioè io delusissima. Cioè per quelli che costano, che cacao, c'è gente che non è cioccolato, assolutamente, però non stiamo neanche a commentare il gusto, ma pure esteticamente, cioè non si presenta bene. Ci sono rimasta male. Tantissimo. Beviamoci su. Voto! Ah, ma noi non li abbiamo proprio dati. Sì, li abbiamo dati. No, non li abbiamo dati per nessuno. Io l'ho dato a Lindo 9. No, non l'abbiamo dati, te l'hai pensato tu in testa, ma non l'abbiamo dato. Abbiamo la clip. Cosa si scommettiamo? 50 euro. No, già si esagerano. No, ma te lo giuro, non l'hai detto. Allora dopo quando edito, lei è Capricorno. È bilancio ascendente Capricorno. Io direi più un Capricorno ascendente bilancia. No, no, non l'hai detto, non l'hai detto. Bene. Dopo ti voglio quando sto editando il video, vieni, vieni. Non l'hai detto. Allora, quelli 9 pure 10 perché buonissimi. Good Mama 3, ma proprio perché siamo buoni. E Oro Shock 3 uguale. Sì. Ultimo, spero che non ci deluderà, perché Doritos è sempre top. Sì, proprio come gli Oro Shock. Guarda. Pizza salami. Si vede secondo te? Sì. Ti prego, aiutaci tu. Adoro un attimo. Ma non riesco a capire. No. Sa un po' di salame però. Sì, sì. Sì, sì, sì. Vai, pesca. Ci vedo un po' troppo rosse però. Perciò ho detto. Chissà se salame di tanto, non penso. Vai. Un po' piccantine. No, piccante, però. Ah, non sono le mie preferite. Questo sapore non è qua. Questo retrogusto che può sembrare salame, ma un pelo di piccante, di forte. Cioè. Un po' sì. Non mi piace questo retrogusto, questo sapore. Però il mais si sente tanto, eh. Sembra tipo il mais. Non lo so di che può sembrare.
tra le mie preferite, anzi, ultimo posto proprio. Delusione, eh? Questo video proprio li abbiamo scelti proprio, insieme. Mettiamoli tutti insieme. Tranne i Lind, che vabbè. Me lo aspettavo questo piccantino, quel buon retrogusto di... Sa di lì, cioè, un messo indefinito, perché non riesco a capire di cosa vuoi. Neanche di una margherita, perché bene o male la base è quella. Zero. Io sento solo un po' di mais e sento quel retrogusto piccantino, proprio un pelo, e sta fame, sta salsa, cosa sopra, che si capisce che cos'è sta polverina. L'odore ricordava un po'. L'odore sì, ma il sapore no. Voto sempre tre, perché questo è il video dei tre. Ma io sono... Ma speriamo che l'ultimo a sto punto lo chiudiamo bene. Perché è l'ultimo che dobbiamo registrare. È l'ultimo che dobbiamo registrare. E quindi nulla, ovviamente fateci sapere voi cosa ne pensate. Se li avete già provati. Mi raccomando, scrivete, che io poi, appena vado, io vi leggo. Io se non vi rispondo, vi leggo. Ma non mi piace leggervi e mettervi quel cuoricino giusto per no. Quindi preferisco mettermi in treno, tranquilla, e vi rispondo. Infatti io parto sempre da sotto, quindi... Non ci fate caso se non vi rispondete subito, perché io parto da sotto e poi a finire subito. Ok, ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e ne scegliamo nel prossimo video. Ciao!